Smart Italia, buongiorno e benvenuti alla nostra puntata in cui tutti i giorni vi raccontiamo il format che non si ferma, il paese che non si ferma, le pubbliche amministrazioni che vanno avanti in questo momento difficile. Oggi incontriamo un collega, Luciano Somma, che è responsabile di un progetto che si occupa di incrementare i servizi per l'infanzia, servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti in quattro regioni d'Italia, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia. Luciano, buongiorno. Quindi diciamo che di questi servizi, su questi servizi così importanti per le fasce più deboli della nostra popolazione si lavora già da tempo. Ecco, in questo momento qual è lo sforzo che si sta facendo per portare avanti questo progetto? Allora, buongiorno. Sì, lo sforzo è uno sforzo importante. Diciamo che le attività stanno procedendo regolarmente, malgrado questa situazione di grossa emergenza. Io devo dire che sia il Ministero dell'Interno, sia che è il committente di questo progetto, sia il Formez, diciamo, sono riusciti ad affrontare l'emergenza nel modo migliore e quindi noi siamo stati subito messi, ci hanno subito messo a disposizione quelli che sono gli strumenti, soprattutto a livello di VPN, con il nostro ufficio ICT che è intervenuto immediatamente e ci ha consentito di recuperare tutta la documentazione e di collegarci immediatamente sia con il protocollo, con le condivise di progetto che sono fondamentali e quindi un po' con quello, un po' con gli strumenti a disposizione a casa. Stiamo andando avanti. Il Ministero ha immediatamente provveduto a mettere i collaboratori e quindi l'assistenza tecnica che noi gestiamo nelle migliori condizioni per poter lavorare da remoto e quindi i gruppi di lavoro, sia quelli centrali che normalmente operano presso l'autorità di gestione qui a Roma, sulla pianificazione amministrativa e la programmazione finanziaria dei piani di intervento appunto destinati a queste categorie deboli, stanno continuando a lavorare, così come nelle quattro regioni stanno continuando l'attività anche grazie al gruppo di lavoro interno Formez e ai colleghi, diciamo, che mi supportano nel seguire le singole regioni. Ecco, facci un esempio di un'attività che fa parte del vostro progetto. Noi stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, di persone, anziane che sono le più sensibili, le più suscettibili rispetto a questo virus nelle regioni del sud con una situazione di ospedali che, conosciamo tutti. Ecco, facci un esempio di attività che in questi casi o normalmente voi fate per queste persone. Le attività che normalmente vengono fatte riguardano i piani di intervento che possono avere a che fare appunto o con l'infanzia riguardano l'infanzia o appunto gli anziani. E i piani di intervento che sono stati preparati, diciamo, predisposti da ambiti e distretti delle quattro regioni vengono poi appunto monitorati e poi c'è una parte relativa alla rendicontazione che viene fatta attraverso dei sistemi informativi di progetto, appunto Sana SGP. Che vengono appunto col fatto che vengono gestiti in remoto, quindi il lavoro viene continuato sia per quanto riguarda la parte del Ministero dell'Interno e quindi la parte dell'autorità di gestione, sia per quanto riguarda poi direttamente le quattro singole regioni, dove il lavoro di controllo sia appunto del monitoraggio sia della rendicontazione viene continuato attraverso questa che è l'analisi delle carte e dei piani. Chiaramente le uniche attività che non possono essere portate avanti sono quelle in presenza e quindi quelle riunioni in prefettura, ad esempio, già programmate con tutte le componenti che devono esserci, che chiaramente non possono confrontarsi direttamente in loco, però questa cosa viene, diciamo, può essere fatta in alcuni casi anche da remoto, con delle riunioni online e quindi in quel caso si riesce comunque a raggiungere l'obiettivo. E diciamo che lo sforzo è soprattutto diciamo, è aumentato per quanto riguarda quelle situazioni di supporto agli ambiti e quindi ai singoli comuni, in quei casi in cui proprio i funzionari non possono andare a lavorare e quindi per loro lavorare da remoto è chiaramente più problematico. E quindi c'è bisogno di uno sforzo maggiore da parte dell'assistenza tecnica per supplire a questo.
Grazie Luciano. Allora insieme ce la faremo anche in un ambito così strategico per il nostro paese. Senz'altro, ci vorrà un po' di tempo, ma sicuramente sì. Grazie, buona giornata. Buongiorno.